Salve Borghi, ben trovato, l'uomo del 20% in Toscana, milanese, leghista, ha preso il 20% in Toscana, una roba rara. Ho letto con molta attenzione, lo faccio sempre con il professor Cacciari, l'intervista di Cacciari sulla Repubblica, e Cacciari dice sostanzialmente, fa due conti, dice in Veneto addirittura mettendo insieme Zaia più Tosi la Lega arriva al 62%. E invece il PD arretra al 20%. E dice, quando ho cominciato a fare politica, negli anni appunto della balena bianca, il PC stava al 15%. Abbiamo buttato via praticamente 50 anni di politica a sinistra. Che dice? No, ma è un'ottima osservazione, perché io qui ho sentito anche ieri sera a Piazza Pulita un sacco di dissertazioni, un sacco di psicodrammi all'interno della sinistra sulla situazione in Liguria, dove si dice ecco è andato via Pastorino e quindi allora è questa cosa che ci ha fatto perdere la regione. Beh, vorrei far notare che se la regione è governata bene, come succede in Veneto, se anche se ne va via un pezzo importante del partito, come è successo per la Lega con Tosi, alla fine poi dopo però gli elettori ti premiano, perché alla fine, specialmente per le elezioni regionali o comunali, più o meno il discorso si riduce a ho governato bene o ho governato male. Ci sono alcune situazioni dove si può dare un segnale nazionale, per dire la nostra battaglia in Toscana l'abbiamo fatta proprio contro il PD e contro Renzi, contro un sistema di potere, no, che si poteva cercare di far cadere per tramite della vittoria in Toscana. Mi è andata malino in Toscana, insomma. Beh, guardi, è andata malino fino a un certo punto. Noi si partiva da zero, perché alle politiche del 2013, quindi non più tardi di 2 anni fa, la Lega aveva un ricco 0,67%. E per esempio, non so, i 5 Stelle avevano il 24%, quindi in 2 anni li abbiamo sorpassati, arrivando al 20%, e vorrei far notare che l'unico motivo per cui in questo momento Rossi può cantare vittoria è per una legge elettorale fatta su... No, guardi, sì, ha vinto, ma ha vinto con una legge elettorale fatta su misura che non esiste. Mi scusi, ha vinto con una legge elettorale che non esiste in nessun'altra parte del mondo, perché o c'è il doppio turno e allora nel qual caso i primi due partiti che non arrivano al 50% vanno al ballottaggio, oppure c'è un premio di maggioranza a turno unico, nel qual caso chi prende più voti prende il premio di maggioranza. Gli unici che riescono a fare il doppio turno col premio di maggioranza, se arrivi al 40%, sono i sarti fiorentini, no? Che sono riusciti a farsela su misura per evitare di correre rischi. Allora, voglio dirvi una cosa su Claudio Borghi, perché lo conosco da molti anni. Avete perso, appunto, dai. Perché su, dopo essersi presi lo spaventino a Livorno, dove al primo turno non sono riusciti a fare il 50%, al secondo turno hanno perso dai 5 Stelle, hanno detto aiuto, e quindi non solo... Ma che solo, aiuto, guardi, dai, bisogna essere seri, dai. Sì, perché avete perso lì a Livorno. Ma dove? Vabbè, non ho capito, ma ieri hai perso, Borghi, rassegnati. Avreste rischiato anche lì in Toscana, perché Rossi non si è mai fatto vedere a un dibattito. Questo democratico personaggio, io non ho avuto in tanti mesi di campagna elettorale la grazia di fare un singolo dibattito con questo signore che ha preso il 47%, no? Guardi, sì. Zaia, se per caso si è sottratto dai dibattiti con la... Allora, Claudio Borghi, io lo conosco da molti anni. Era un economista serio, insegnava all'università, dopodiché è diventato leghista, è diventato responsabile economico della Lega, è sbarcato in Toscana da milanese e ha fatto il risultato, bisogna dire la verità, perché poi ha perso, per carità, perché ha vinto Rossi, però la Lega è salita del 1220% in Toscana, quindi comunque stiamo parlando di una cosa abbastanza incredibile. La cosa che mi interessava e vorrei chiedere a Borghi è questa. Allora, lui è l'uomo dello sfondamento al centro per ora, non al sud, ma insomma è il volto governativo della Lega, il volto presentabile. Allora, oggi vedevo sui giornali Matteo Salvini che il giorno dopo un'affermazione che lo proietta come leader potenziale del centrodestra. Compagno di Renzi, sicuramente. Ecco, sì. Uno si aspettava che magari stamattina cambiava un po' il profilo, che lasciava da parte la felpa. Infatti ha tolto una felpa. Ha perso l'orecchino, però. Ha messo la maglietta, ma è venuto da me ieri mattina. La maglietta con le ruspe, gliel'ho detto. Ma come il giorno che ha vinto, si può vestire bene. Allora, la maglietta con le ruspe, gliel'ho proprio detto ieri mattina. Io volevo chiedere questo a Borghi, se...
è un po' una divisione di compiti, no? Tra le facce come Zaia e come Borghi, che sono un po' il volto rassicurante governativo che va a pescare i voti anche in aree non tradizionalmente leghiste, e appunto Matteo Salvini che continua a invadere i talk show con le sue felpe, allora, e i suoi slogan contro gli immigrati. Sentiamo una risposta breve di Borghi. E se quindi il candidato giusto per sfondare, cosa necessaria se vuole essere leader centrodestra, la Lega intendo come partito, se il candidato giusto non sia un volto come Borghi o un volto come Zaia piuttosto che uno come Salvini? Ma c'è sicuramente una divisione di compiti, però capisce che alla fine Salvini è semplicemente intelligente, lui chiede ad altri che ne sanno più di lui su determinate materie, come nel mio caso, non so, per esempio per l'economia, chiede un'opinione, non vuole imporre qualcosa. Se altri politici facessero questo esercizio probabilmente le cose sarebbero migliori. Invece purtroppo io ho incontrato tanti politici prima di diciamo creare questo sodalizio con Matteo Salvini. Frecciata chiara a Matteo Renzi che vuol fare tutto da solo, secondo Borghi. Ma non è vero. Ma non solo, vogliono imporre loro, le loro idee.